dichiaro ufficialmente aperta la 725esima perdonanza celestiniana. Sotto una pioggia battente, l'ultimo tedoforo, l'atleta dell'Atletica L'Aquila, Leonardo Puca, ha scortato il fuoco del morrone nelle mani del sindaco Pierluigi Biondi, che ha acceso il tripode che ha aperto ufficialmente la perdonanza del decennale, la 725. Un percorso, quello del fuoco, che si ripete da 40 anni, partito il 16 agosto e che attraversa i luoghi percorsi da Pietro Angelerio nel 1294 per raggiungere L'Aquila. E sul tema del decennale della rinascita è stato anche lo spettacolo di apertura, ideato dal maestro Leonardo De Amicis e scritto a quattro mani con Paolo Logli, L'Aquila rinasce. Sul palco artisti straordinari come Gianni Morandi, Giancarlo Giannini, Vanessa Redgrave, Paolo Vallesi, Franco Nero, Simona Molinari, Vittoriana De Amicis, Stefano Di Battista, Amy Stewart, con l'Orchestra dei Conservatori Nazionali del Conservatorio Casella dell'Aquila. Personalmente sono molto felice di essere qui oggi e la presenza del maestro De Amicis è un po' il trait d'union per il fatto che ci sia anch'io, perché lui ha voluto espressamente che fossi qui per cantare la mia canzone più conosciuta, che è La Forza della Vita, e credo che non esista un palcoscenico e un'occasione più giusta per questa canzone, per cui stasera siamo lontani da ogni forma promozionale, niente, sono solamente per dare la mia testimonianza e per cantare insieme al maestro e a questa orchestra meravigliosa questa canzone.